a tutti! Oggi sto nuovamente tornando alla Citroen. Dopo il fallimento dell'altra volta, potete vedere il video qui sopra, perché non erano riusciti ad effettuare la codifica della chiave che avevo richiesto un annetto fa. Mi hanno richiamato qualche giorno fa per dirmi che la chiave era nuovamente disponibile, perciò ora sto andando per prenderla, o per meglio dire per farla codificare sulla mia Citroen, nella speranza che stavolta ci riescano. Però stavolta la ragazza alla reception, glielo dico, di avvisarmi dopo un'oretta se le cose stanno andando bene, più che altro di non dimenticarsi di me, perché l'altra volta non ho capito se si era dimenticata, o meglio si erano dimenticati i meccanici di avvisare che avevano abbandonato perché non erano riusciti, e a me hanno fatto attendere 3 ore e mezza, e io ho aspettato 3 ore e mezza invano. La ragazza se n'è accorta, si è scusata. Poi ripeto, non so se in 3 ore e mezza loro hanno continuato a provare oppure hanno desistito prima e poi non mi hanno avvertito. Vabbè, comunque, nell'attesa volevo parlarvi di un articolo che ho letto stamattina riguardo appunto la mobilità elettrica. Io spesso leggo gli articoli e le lettere che vengono postate su vaielettrico.it e spesso mi viene voglia di commentare questi articoli e o lettere. Non lo faccio sempre per una questione di tempo. Comunque, questo signore scrive a Vai Elettrico per spiegare che la sua Peugeot 3008 plug-in non riesce a fare più di 30 km in elettrico. Ha provato in tutte le salse, non riesce. Continuando a leggere, spiega che l'ha presa a dicembre del 2022 e le ha provate tutte, anche con ricariche lente. Ha effettuato una prova quando c'erano 22 gradi, quindi col caldo, e niente, non riesce a superare questi 30 km di autonomia. Adesso non so dove abita, non so il posto, però quelli di Vai Elettrico hanno risposto che sembrerebbe una cosa non normale magari di farla controllare, dato che l'autonomia è il doppio. Allora, io per togliermi qualsiasi scrupolo sono andato sul sito della Peugeot, sono andato a vedere l'autonomia reale di questa Peugeot 3008 plug-in. Ne esistono due versioni, una che riesce a raggiungere 56 km e una circa 65 km. Dico circa perché tanto sono valori un pochino così. Sono andato a leggere che ovviamente, come tutte le macchine, fanno le prove WLTP, e in quelle prove, in quelli test WLTP, vengono definiti tutti i vari parametri dell'auto, i vari limiti, diciamo così. Ovviamente questo WLTP viene effettuato da fermo, cioè su dei rulli appositi che creano le reali condizioni di guida. Effettuano varie prove a velocità diverse, in media comunque siamo sui 46 km orari, che ovviamente sono dei valori costanti, mentre nella realtà noi alziamo, abbassiamo l'acceleratore, semaforo, freno, acceleriamo, deceleriamo, il traffico, le macchine si fermano, mentre fondamentalmente in una prova del genere al chiuso non esistono fattori esterni, quindi qualsiasi test che viene effettuato è identico per qualsiasi tipo di auto ed è preciso, non esce fuori da quei canoni. Detto questo, torniamo alla Peugeot 3008 in strada. Secondo me 30 km di autonomia possono essere reali.
prima di tutto perché è inverno. Il signore dice che è riuscito a provarla a 22 gradi. Boh, non so dove cavolo abita questo signore. 22 gradi io non li ho visti. Sì, può darsi, faceva caldo. C'è stato un giorno che è arrivato a 22, ma comunque è stata proprio la temperatura massima, ma di un giorno. Ieri sera effettivamente qui ad Anzio c'erano 15 gradi ed erano le 7. Ma 18 gradi, per esempio adesso siamo a 17 gradi, il tempo è brutto, quindi non c'è il sole. Però fondamentalmente la WLTP, il ciclo che fanno, viene effettuato a 23 gradi centigradi. Così almeno ho letto, più o meno, siamo su 23 qualcosa. E c'è da dire appunto che il freddo abbassa parecchio l'autonomia. E ve lo dico io che ho la Citroen C4 elettrica. Vi assicuro che anche adottando una guida il più predittiva possibile, comunque l'autonomia cala parecchio. E anche se la massima temperatura di una giornata arriva a 22 gradi, comunque la notte è più fredda, la mattina si parte con la macchina che comunque non era calda. Io personalmente quando fa troppo freddo cerco di attaccarla almeno una mezz'oretta al caricabatterie e poi partire, in modo tale che le batterie si sono scaldate e quindi lavorano meglio. Però poi dipende da tanti fattori, ripeto, quei fattori che si trovano per strada, tutte quelle problematiche, il traffico, semafori, il proprio piede. Bisogna vedere se la guida che sta effettuando questo signore è perfetta per un'elettrica. Quindi secondo me, guardando anche i consumi della mia Citroen C4 elettrica, direi che 30 km in inverno sono buoni. E tutto dipende dal piede. Io sono arrivato alla Citroen, per il momento è tutto. Quando riesco dalla concessionaria riaccendo la mia GoPro Hero 11 Black e vi faccio sapere come è andata. Eccomi qui, appena uscito dalla Citroen. Tra l'altro un minuto prima di uscire c'è stato un botto pazzesco sulla Nettunense, proprio di fronte alla ringhiera, alla rete della concessionaria Nicola Prezioso. Un pandino contro un'altra macchina, non ho capito bene come è successo, perché stavo aspettando la macchina e guardavo lo smartphone. Ho sentito un botto pazzesco, ho alzato gli occhi e c'era un pandino rigirato e un'altra macchina in senso contrario. Non ho capito in realtà come si è scontrata, o forse, non lo so, avrà sterzato, perché o si è rigirata il pandino, comunque torniamo a noi. Non sono riusciti ancora a codificare la chiave. Mi ha spiegato che la colpa effettivamente non è la loro. Gli hanno mandato questa chiave, loro devono andare in un portale particolare, perché la chiave quella di metallo coincide, è giusta, mentre poi per codificare la chiave elettronica devono entrare in un software particolare, inserire o Italia o Francia, in questo caso Italia, andare avanti, però non esce fuori C4 elettrica. E quindi niente, ora sa qual è il problema, nel senso sa dove andare a parare, quindi la prossima volta speriamo, perché lo dirà a chiunque gli manda sta chiave. Non ho capito ora come funziona, proprio è assurdo. Ora sono venuto un attimo alla Lidl, vediamo se trovo posto, se no la potevo lasciare fuori. Ah no, ci sta, perché la gente se la vuole mettere sempre in mezzo, proprio.
di fronte praticamente. Vabbè, vediamo un attimo. GoPro, arresta video. Ok, sono tornato a casa e anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio tanto per l'attenzione, mi raccomando iscrivetevi al canale, magari mettete un like, condividete e noi ci vediamo al prossimo video.